Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 e quest'oggi siamo in una nuovissima guida barra missione parallela. Infatti, come avrete capito sicuramente dal titolo, quest'oggi andiamo a vedere come sbloccare gli abiti di Ciampa e quindi, a maggior ragione, di conseguenza ci andremo a giocare anche la missione parallela numero 101. Infatti è proprio la missione che per l'appunto ci droppa gli abiti di Ciampa. Allora, iniziamo col dire un paio di cosine. Prima di tutto, iniziamo prima dalle condizioni. Allora, come ottenere questi abiti di Ciampa? Prima di tutto, bisogna terminare la missione, quindi prima della conclusione suprema, bisogna concludere la missione con Goku e Vegeta alleati, ovviamente non quelli che scegliamo, ma quelli che ci dà la missione, con la salute al di sopra del 50%. Quindi, se vediamo che uno dei due è al di sotto del 50%, riavviamo subito la missione. Seconda condizione, bisognerà battere Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. È bene ricordare comunque che per quanto riguarda gli abiti, solitamente non è sempre necessario ottenere delle conclusioni supreme. Però, dato che noi vogliamo strafare e dato che vogliamo quasi la certezza di droppare almeno un capo degli abiti di Ciampa, beh, andremo ad ottenere la conclusione suprema, o almeno ci proveremo. Mi sembra che non dovevo dirvi nient'altro, tra l'altro abbiamo anche l'onda energetica frantumante che andremo a vedere insieme. E quindi dai, io direi che possiamo subito portarci all'interno della missione. Perfetto signori, eccoci quindi in missione, in cerca di combattenti. E vi dirò, questa missione non è per nulla semplice. Bisogna fare molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda Goku e Vegeta. Quindi facciamo molta attenzione e rimaniamo concentrati. Come vedete mi sono lasciato anche gli occhiali perché devo rimanere concentrato. Spero di parlare il meno possibile in questa missione, ma sarà difficile, però devo concentrarmi. Prima di tutto su chi attacca Goku e Vegeta, quindi vediamo chi è che va. Ecco qui, Krillin è all'attacco di Goku e Vegeta. Ecco, già sta facendo i primi danni a Goku, quindi iniziamo subito a schiaffeggiare Krillin come se non ci fosse un domani. C18, per favore, se devi attaccare uno dei due, attacca... non lo so, attacca Broly e l'altro lì, e Bills, per favore non mi toccare Goku e Vegeta, perché altrimenti è la fine e ci fa fallire praticamente tutta la missione. Allora, mi sembra che Goku e Vegeta per... ok, stanno toccando Bills e Broly, quindi meglio così. Meglio così. Continuiamo contro Krillin. Allora, vieni qui carissimo il mio Krillin, che ti devo devastare. Ecco qui. Se ne è scappato da sotto alla danza, non ci credo. Ecco qui, dai, che manca pochissimo. Che facciamo fuori Krillin? Attenzione, dai Broly, bravissimo. Ecco, perfetto. Quindi passiamo a C18, eccola lì. Proviamo a fare subito una Kamehameha Big Bang. Vediamo, ecco qui. Subito Kamehameha, proviamone a fare un'altra, dai. Andiamo anche di leggero spam in questa missione, o almeno ci proviamo. Quindi andiamoci a beccare questa... intanto ragazzi, incredibile. C'è stato un calo di framerate assurdo. Non so cosa abbiate visto voi, ma io ho visto il gioco quasi bloccarsi ad un certo punto. Eppure stranissimo, una cosa mai successa. Comunque, continuiamo a devastare C18. Sembra che per il momento stiamo procedendo abbastanza bene. Non voglio buttarmi una sfiga immensa addosso, ma sembra che Goku e Vegeta stiano sopravvivendo. Ecco, appena ho parlato, Vegeta si è subito un piccolo dannetto. Quindi, ok. Qui prendiamoci una leggera pausa se riusciamo. Però il problema è che abbiamo anche poco tempo. Stiamo registrando, perfetto. Quindi recuperiamoci almeno un pochino di vigore. Ci avviciniamo così verso la prossima area. Ecco qui. Senza consumare il vigore. E quindi portiamoci a West City. Ok, eccoci nella prossima area. Adesso ci aspettano Mr. Satan e Majin Buu. Io direi... allora, Majin Buu dà fastidio, ve lo dico. Dà molto fastidio. Togliamo prima di mezzo Mr. Satan. O qualcuno che potrebbe dar fastidio con quel Vegeta. Dai, lasciamo stare Mr. Satan e concentriamoci un attimino su Majin Buu, perché è quello lì che potenzialmente potrebbe farci più danni. Mamma mia, meno male che gli abbiamo rotto il vigore. Ci stavamo beccando la suprema, che credetemi è uno strazio la suprema di Buu. Davvero dà un fastidio enorme. Ecco qui, dai, continuiamo così e andiamo di suprema adesso, Non ci credo, non l'abbiamo beccato. Dai Buu, non fare così. Combinazione della giustizia, dai. Togli abbastanza, per favore. Non tantissimo, purtroppo. Hanno una difesa abbastanza elevata qui, È una cosa che ho notato, purtroppo, ogni volta che ho provato a fare questa missione. Che, oddio, ci ho provato sì o no una o due volte per capire effettivamente quali erano le condizioni. Ma nulla di più. Allora, quindi
Majin Buu carissimo sta fermo. Basta che non mi toccate Goku e Vegeta. Potete farmi quello che volete, ma non toccatemi Goku e Vegeta, altrimenti è la fine, mi incazzo lì poi. Allora dai, continuiamo contro Majin Buu. Cioè Vegeta, guardate quanti danni si è preso da Mr. Satan. Io sono senza parole. Comunque dai, Kamehameha Big Bang subito. Dai, Kamehameha Big Bang. Ah, peccato, ce l'hai evitata però. Fortunatamente si è portato lui sulla Kamehameha Big Bang. Di nuovo, ecco qui. Dai, dai, dai. No, Vegeta, non subire quei danni, per favore, eh. Vegeta, non farmi incazzare. Guardate Vegeta quanto sta di energia, non ci credo. Io non ci credo. Perché dopo è la fine con Goten e Trunks. Cioè, li fanno malissimo, credetemi. Li fanno malissimo. No, 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 no. Mamma, meno male per quanto l'abbiamo evitato. Dai, ecco qui. Probabilmente dovevo portarmi entrate in azione. Ecco qui, bravissimo Broly, che stai facendo un attimino male Mr. Satan. Quindi non toglietemi la combinazione. Mi hanno tolto la combinazione, lo sapevo. Lo immaginavo. Cioè è matematico. È matematico che quando siamo in una missione 1, 2, 3, quanti che sono? 2, 4, sì siamo 5 effettivamente. Quando siamo in una missione a 5 è matematico che la combinazione non può mai andare a segno. Calmiamoci qui, calmiamoci. Rimangono ancora 10 minuti. Facciamo recuperare il vigore il più possibile. Vediamo quanto sono Goku e Vegeta. Insomma, Vegeta non mi convince tantissimo. Non mi convince tanto. Io credo che sia a un buon... credo che sia un 80-75% lì. Mi fa paura. Vabbè, andiamo alla Capsule Corporation. Ok, allora... Capsule Corporation, aspettiamo Goten e Trunks. Io davvero sono teso in questa missione, perché ottenere la conclusione suprema poi registrando è un bordello qui, ve lo dico. È un bordello immenso. Dai, andiamo subito. Non mi togliere la combinazione. Io odio quando fanno così. Li odio. Li odio dal profondo del mio cuore proprio. Allora, Trunks, sta fermo qui, che davvero ti distruggo. Vediamo Vegeta. Non colpitemi Vegeta e Goku. Io sto giocando praticamente non guardando i miei nemici, ve lo dico. Non si... ok, se l'è beccata. Fortunatamente se l'è beccata. Dai, cerchiamo di... allora, probabilmente arrivare alla conclusione suprema è la cosa più difficile di questa missione. Cioè, arrivare prima alla conclusione sbloccando la suprema. Una volta arrivati lì, probabilmente non ci resta altro che distruggere soltanto Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. O meglio, anche chi verrà prima di loro. Quindi... Trunks è andato, ora ci rimane Goten. Dai, dai, ci stiamo rendendo le cose più facili in questo modo. Dai, dai che ce la possiamo fare. Dai, 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 continua così. No, 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 no. Bravo Goten, bravissimo Goten. Va benissimo così. Basta che colpisci me e non loro. Bravo, si è messo sul Beerus. Ah, niente. Dai, ancora una Kamehameha Big Bang. Dai, 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 ce la possiamo fare, ecco. Niente, di nuovo. L'abbiamo beccato di striscio davvero qui. Dai, allora, continuiamo con la combo normale. Una volta conclusa la combo normale, ecco qui, non la concludiamo ovviamente. Mi sembrava strano, va benissimo così comunque, raga, credetemi che va benissimo così per il momento. L'importante è che non subiscano danni Vegeta e Goku, ve lo ripeto. Potete subire tutti i danni che volete voi. Oddio, non proprio perché poi falliamo anche la missione così, però, ok, vai. Proviamone a fare un'altra, dai. Non mi toccare Goku e Vegeta, mi sta toccando Vegeta, mi sta toccando Vegeta se non sbaglio. Se non sbaglio mi stava toccando Vegeta. Goten, no Goten, no Goten. No Goten, no Goten, stava partendo la Kamehameha di Goten. Ok. E anche Goten e Trunks sono andati. Non so come tempistica come siamo, ve lo dico. Voglio far ricaricare un pochino il vigore perché altrimenti è la fine. Quindi dai, ci vediamo direttamente nella prossima area. Ok, allora, prossima area e ovviamente si sblocca ancora un'altra area, che purtroppo dobbiamo raggiungere così volando, ma... fortunatamente ci consuma poco vigore. Vediamo. Ok, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Vediamo chi arriva adesso, eh. Abbiamo Piccolo e Gohan direttamente da Fukatsu no F. Che siano gli ultimi, non lo so. Non lo so. Non ci sono arrivato fin qui. Quindi facciamo molta attenzione. Teniamo sempre d'occhio Goku e Vegeta, perché se ce li stanno attaccando vuol dire che è Gohan che ce li sta attaccando. E quindi bisogna subito andare da loro. Tra l'altro, guardate Beerus già quant'è, ma ci interessa poco. Il problema è che comunque loro ci fanno da bersagli. Allora, vediamo un attimino una cosa. No, no, niente da fare, niente da fare, niente da fare, niente da fare. Allora, continuiamo ad attaccare Piccolo sempre con questa combo, che fortunatamente
mi dà una mano incredibile questa combo, credete? No, ci sta attaccando Goku. Gohan ci sta attaccando Goku, non ci credo, non ci credo. Dov'è Gohan? No, Gohan, non devi farmi questo, non devi farmi questo. Ci sta attaccando Goku. Dai, continua così. Bravissimo il mio Blaze. Dai con la Kamehameha Big Bang. Beccato poco. Adesso il problema diventa Junior. Gohan, cosa stai facendo lì? Cosa stai facendo? Il problema diventa Piccolo al momento, eh. Quindi facciamo molta attenzione. Continuiamo ad attaccare questo Gohan. Dobbiamo togliere il prima possibile uno dei due di mezzo. Il prima possibile. Quindi, dai, proviamo a fare, non lo so, ecco, proviamo a fare una combinazione. Vediamo come va, eh. Ecco qui, fortunatamente Goku e Vegeta sono ancora lì fermi. Sono ancora lì fermi. Dai, ancora un'altra combinazione. Dai che ce la possiamo fare, dai. Però mancano 5 minuti, sono pochi. Sono pochi probabilmente. Dobbiamo sperare che i prossimi sono direttamente Goku Super Saiyan Blue e Vegeta. Altrimenti siamo in dei guai pazzeschi. Pazzeschi. Incredibile. Allora, guardate Broly a quanto sta, signori. Fra poco ci tolgono di mezzo Broly, non ci credo. E quindi si concentrano tutti su Goku e Vegeta. Dai, 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 continuo. No, no, ci sta attaccando Goku. No, 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 Piccolo, Piccolo, sta fermo. Guardate Goku a quant'è. Guardate Goku a quant'è, a poco meno del 50%. No, per favore, per favore, ditemi di no. Non attaccate Goku, non lo attaccate. Dai, 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 togliamo di mezzo Gohan, dai, ecco. No, Gohan, non andartene così, dai. Devo fare presto. Oddio santo, non ci... No, Gohan, no, Gohan, sei... Guarda, non farmi dire cosa... Vegeta, Vegeta è... Vegeta è sotto al 50%, mi sa. No, no, è sceso. È sceso sotto il 50. No, quello è sotto il 50. Allora, noi a scanso di equivoci continuiamo ad attaccare Piccolo, ma mi sa che quello è sotto il 50, Vegeta, lì, assolutamente. Mi sa che abbiamo fallito, raga. Mi sa che abbiamo fallito. Io comunque la missione provo a portarla al termine. Vediamo se effettivamente ci droppa gli abiti, ma ho seri dubbi. Proviamo, eh. Mamma mia, 3 minuti e 48, cioè. Io non ci credo. Guardate a quanto eravamo quasi dalla conclusione, ferma. No, Piccolo, Piccolo, fermati! Fermati così! No, fermo, fermo! Ecco, conclusione. E continua. Vegeta al di sopra del 50%. Continua, non li riusciamo a battere però, raga. È impossibile che ci riusciamo, dai. No, è impossibile. Fortunatamente, allora, ecco qui. Si è attivata la conclusione suprema, come vedete. Abbiamo Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue. Facciamo pochi danni per questa missione. Non sono, tra l'altro, ancora a livello 85. E questa missione probabilmente, raga, il consiglio che posso darvi è di provarla a fare online. Se non la fate online, qui davvero ve la vedete dura con la conclusione suprema, ve lo dico. Quindi, continuiamo ad attaccare. Perché online dovete dargli tante di quelle botte che davvero... Senza una fine, devono essere senza una fine le botte che gli date. Voi e ovviamente i vostri amici. Quindi, allora, noi concludiamo soltanto per vedere effettivamente se ci dà gli abiti. Poi non fa niente. Riusciamo, non riusciamo, va bene così. Quindi... Allora, Goku carissimo, sta fermo. Kamehameha dirompente completa proprio in faccia ci becchiamo, eh. Allora, però fortunatamente non abbiamo più il rischio di Goku e Vegeta. Quindi mi sento un attimino più sollevato. Cioè, mi sento alleggerito non poco. Sta fermo con sta dirompente però Goku. Non riusciamo mai a batterli in 2 minuti assolutamente. Cioè, ho serissimi dubbi. Se ci riusciamo davvero è un miracolo. Se Goku poi continua a spammare le dirompenti che mi sta facendo incazzare come non mai. Come non mai. Cioè Goku, signori, è il personaggio che forse mi ha fatto incazzare di più in Xenoverse 2. Perché mi ha dato un fastidio enorme nella missione di mira, nella missione finale, quella lì da concludere in meno di 2 minuti. Che regà, mamma mia, voi non immaginate. Cioè più che darmi una mano lui mi dava fastidio. È incredibile, sembrerà strano ma è così, mi dava fastidio soltanto. Fermati con sta Super Kamehameha lì, fermo. Quindi, dai, continuiamo così, non so più cosa dire, vabbè, è finita, è finita.
abbandoniamo le speranze, signori miei. Dobbiamo solo sperare che gli altri due stiano facendo dei danni immensi a Vegeta. Ma ho seri dubbi. Ho seri dubbi, ve l'ho detto. Qui per ottenere i reward e per ottenere la conclusione suprema, raga, dovete solo organizzare una stanza online e la fate così. La fate così. Non so se ci riproveremo, ma credo di sì. Se volete ci possiamo riprovare a fare la conclusione suprema, proprio come pallino. Come pallino contro questa missione. Diciamo, basta, dobbiamo cercare di ottenere la conclusione suprema e dobbiamo ottenerla. Qui ormai stiamo aspettando soltanto che termini il tempo, eh. Come vi dicevo, queste missioni sono abbastanza difficili. Sono abbastanza difficili. E oddio, fatte online probabilmente diventano sicuramente più semplici, ma così davvero sono difficili. Andiamo soltanto di combinazione della giustizia, giusto per non fallirla completamente noi, ma per far almeno terminare il tempo. E almeno dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo, è l'unica cosa che ci rimane. Non fallire la missione per colpa nostra, ma fallirla per colpa del tempo. Mettiamola... no, vabbè. Guardia evanescente così. Così proprio. Vai, vai. No. Eccola di nuovo. Niente, falliamo noi la missione. Ve l'ho detto, è difficile. Online è ancora più difficile. Vediamo se otteniamo le reward. Oh, perfetto. Almeno un capo degli abiti di Ciampa l'abbiamo ottenuto. Almeno quello. Ok, perfetto, quindi come potete vedere abbiamo ottenuto proprio l'abito superiore di Ciampa, che effettivamente era quello che interessava a me. E guardate quanto è carino, tra l'altro, è molto molto figo. E vi faccio vedere anche le condizioni aggiornate della missione, perché ovviamente abbiamo ottenuto non proprio la conclusione suprema, ma ci siamo andati vicino. E quindi vi faccio vedere, ecco qui, PS di Goku e Vegeta sopra il 50%, come avevo anticipato ad inizio missione. Però la condizione che non vedete lì è praticamente quella lì che ci dice batti Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Quindi siamo andati davvero vicinissimi alla conclusione suprema. Quindi signori, io detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace perché è stata una faticaccia. Ovviamente otterrò anche la conclusione suprema in questa missione. Però fatemi sapere con un commentino se volete che la otteniamo in video, magari anche online. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti. E quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.